Ciao, questo sarà un video molto breve, con pochi tagli, senza musica, perché volevo fare un attimo chiarezza sulla situazione che si è creata in questi giorni. Per chi mi segue su Instagram, Giuseppe-Barbuto, avrà visto delle storie, avrà visto degli scambi di insulti, frecciatine tra me e Roberto, perché come ben sapete abbiamo litigato e volevo fare un attimo chiarezza perché tante persone magari, cioè comunque se la sono presa anche con me dicendo non te la puoi prendere con lui, non potete litigare. Perché ti ha fatto bruciare una maglietta di Gucci? Se non avete visto, l'ho fatto nello scorso video perché mi aveva detto lui di farlo e potevi benissimo non farlo, cose così. Quindi io volevo fare un attimo chiarezza, volevo dire che l'ho fatto perché comunque i video che faccio sono veri. Quindi se io dico che faccio una cosa, se io dico che lui comanda la mia vita per 24 ore, non avrebbe senso non fare cose che lui mi dice di fare, ok? Logicamente non abbiamo litigato solo per quello. Io purtroppo ho sopportato tanto. Cioè, avete comunque visto tantissimi video insieme a lui, e in tantissimi video venivo trattato come una persona inferiore e i miei oggetti venivano trattati come se fossero nulla, ok? A partire dal mio telefono, a partire dalle mie maglie, a partire da qualsiasi cosa. Ho sopportato tanto, sono stato tanto paziente, sono una persona molto paziente, ci vuole un sacco per farmi arrabbiare. Non mi fa mai arrabbiare nessuno. Ho rischiato di perdere un occhio una volta. Però purtroppo voi vedete solo quello che viene pubblicato nei video. Non vedete quello che succede nella vita privata. Nella vita privata succedeva altro. E io ho detto basta, non ce la faccio più. Poi volevo chiarire un attimo una cosa. Siccome mi chiedete in tanti che fine farà il canale dei Locos, che fine faranno i Locos. I Locos non ci sono più. Il canale dei Locos c'è ancora. E se volete, cioè ci sono ancora i video. Se volete andarli a guardare. E prossimamente uscirà comunque un video che faremo insieme dove appunto chiariremo la situazione, dove parleremo insieme, che uscirà sul canale dei Locos, quindi se vi interessa la cosa potete andare sul canale dei Locos e iscrivervi e aspettare il video. Niente, volevo semplicemente dire queste cose. Sono stufo di essere maltrattato e trattato come una persona inferiore, quindi se volete seguire comunque la vicenda, volete vedere anche comunque cosa ha detto lui perché mi sembra giusto. Vi lascio nel primo commento sia il mio profilo Instagram che il suo profilo Instagram. E comunque state tranquilli, i video continueranno a uscire, ogni 2 giorni uscirà un video. Su questo non dovete preoccuparvi. E niente, attivate la campanellina così vi arriverà la notifica. Voilà.